cercavo di fare il conto di quanti anni sono che giro in lungo e in largo questo paese, l'Italia, il sud, tutti i sud del mondo. Gianluca era poco più che un bambino. Niente, sono contento di essere qui a Benevento, in uno spicchio di Campania che dimostra che il sud non può essere raccontato soltanto con gli stereotipi criminalizzanti, demonizzanti, come una gigantesca palla al piede dell'Italia. Ci sono molti sud, come ci sono molti nord. Noi dobbiamo rendere onore a quella parte di Mezzogiorno d'Italia che fa vivere il talento e la virtù, che prova controcorrente a costruire laboratori di alternativa, esperienze di comunità migliore, pezzi di buon governo. E noi a Benevento vogliamo presentare il volto di una Campania orgogliosa di essere un sud dinamico e avanzato. Un sud che certo oggi paga dei prezzi molto aspri. Un sud che rischia una marginalizzazione definitiva. Questi giorni mi ha particolarmente colpito ascoltare le voci di alcuni ragazzi del Maghreb, tunisini, libici, i loro discorsi, i discorsi di ventenni, quali sono i loro desideri, i loro sogni, il loro istinto di fuga, perché i loro discorsi erano identici ai discorsi dei miei nipoti. E sono identici ai discorsi dei ventenni della nostra terra, che vivono in una condizione inedita nella storia italiana. La condizione di oggi non è paragonabile a nessun'altra epoca storica, neanche alla condizione che hanno vissuto i ventenni nell'immediato dopoguerra. Perché allora, anche per chi viveva in condizioni di disagio economico e di povertà, c'era una ricchezza che è stata completamente cancellata. Era la ricchezza che un giovane aveva di poter immaginare per sé e per i propri coetanei un futuro migliore. La certezza che impegnandosi, studiando, combattendo, faticando, avrebbe potuto aprire la porta della propria autonomia, della propria indipendenza economica e del proprio futuro. Non è mai accaduto quello che accade oggi. Quando gli economisti dicono che le generazioni più giovani sono le generazioni del lavoro mai, quando l'Istat fotografa in oltre il 50% la realtà della inoccupazione, disoccupazione dei giovani meridionali, gli altri appartengono alla geografia della precarietà, vuol dire che tutta la gioventù di questo paese, in particolar modo la gioventù del sud, è prigioniera, come chiusa dentro un sortilegio, come sequestrata dentro un cono d'ombra, prigioniera di un presente che non può aprire una finestra per guardare al futuro, dentro quella maledizione che è il lavoro precario o che è il non lavoro. Questo è inaccettabile, questo bisogna cambiare radicalmente. Noi non dobbiamo chiedere che Berlusconi venga condannato per rubi, di questo si occuperà un tribunale e io non voglio vestire i panni del pubblico ministero. Noi dobbiamo chiedere che Berlusconi venga condannato per i coetanei e le coetanee di rubi che non hanno nessuna speranza di futuro. Umiliazioni sono state gratuitamente inferte a corpi sociali
verso cui noi dovremmo nutrire gratitudine. In questi giorni non bastavano le scelte sciagurate del ministro Gelmini. Io sogno sempre il giorno del giudizio universale. Quando mi permetterò di alzare un dito e di chiedere all'Onnipotente come è potuto accadere che venisse nominata ministro della Repubblica. Colpo al cuore della pubblica istruzione, i tagli strutturali alla scuola, all'università, alla ricerca, che sono davvero il contrario di ciò che razionalmente bisogna fare quando vi è la crisi economica. Contro la crisi bisogna investire sulla cultura e sul futuro, come fanno i paesi civili, quando fa il contrario. L'umiliazione che la scuola ha subito oggettivamente, ma abbiamo dovuto pure registrare gli insulti che il Premier ha rivolto agli insegnanti e ai maestri. Allora, io penso così, che nei comuni d'Italia, accanto ai monumenti al Milite Ignoto, dovremmo costruire il monumento al maestro e alla maestra di scuola elementare. Edificato in condizioni sempre più difficili, con salari impresentabili, con una svalorizzazione del loro ruolo pubblico e sociale che è stata crescente e nonostante tutto hanno garantito l'educazione dei più piccoli, la costruzione dello spirito pubblico della Repubblica. E noi dobbiamo renderci conto che abbiamo cominciato a perdere quando dalla cattedra sono scesi i maestri e sono salite le veline, i velemoni, i capelli. Abbiamo cominciato a perdere. Siamo in una competizione elettorale. In Italia il centro-sinistra non ha perso le elezioni, ha perso molto di più. Ha perso una partita con la cultura del popolo, una partita con la storia generale del paese. Noi dobbiamo saperlo, il berlusconismo non possiamo leggerlo soltanto come un fenomeno politico, è un fenomeno culturale profondo, ha segnalato la trasformazione antropologica di questo paese. Berlusconi è l'autobiografia di un'Italia che si è smarrita, che ha perso i vincoli sociali fondamentali sui corpi organizzati, che ha visto massacrare la realtà dei partiti di massa e dei sindacati, e nel trionfo della pedagogia cattiva, del trash televisivo, ha provato a coltivare nei giovani sogni miserabili, il sogno del trionfo del proprio benito. Questo è quello che ha capito. Non sono incauti, stanno inseguendo un disegno, perché se la precarietà è il loro disegno di società, precari nella vita, precari nel lavoro, precari rispetto all'ambiente, se viviamo come galleggiando in una dimensione in cui non abbiamo consistenza, in quello che un grande filosofo come Bauman ha definito la società liquida, allora non c'è bisogno che i nostri ragazzi conoscano il significato dell'endecasillabo sciolto o delle leggi della termodinamica, che sappiano apprezzare l'infinito leopardiano o una pagina di storia, che sappiano capire quali erano i veri eroi del Risorgimento o gli antieroi dei nazismi e dei fascismi. Non c'è bisogno che sappiano, devono semplicemente essere addestrati a diventare piccoli ingredienti della precarietà. Lo dico a mio compagno,
il primo punto su cui dobbiamo segnare la distinzione nei confronti del centrodestra è ricordarci che la politica non può nascere, vivere e morire nella televisione. Bisogna tornare a costruire i rapporti diretti, a conoscere il mondo. Posso aggiungere alla volgarità della rissa, al talk show trasformato in un ring della box, alla contesa politica che deve somigliare alla gara tra i pitbull, dove vince chi morde di più e chi fa sentire l'odore del sangue, noi dobbiamo replicare con l'eleganza del dire e delle nostre passioni. Cercando di ascoltare le domande che la storia del mondo ci sta proponendo. Si possono fuggire per un attimo da Benevento e andare lontano lontano, ma il Giappone dov'è? Mi colpisce molto perché era l'operaio analfabeta che nel 1919, nel 1920 a Torino, la notte, quando finivano le riunioni alla Camera del Lavoro, era il biennio rosso, quando si facevano le occupazioni di fabbrica, e occupazione di fabbrica significava morire di fame per quegli operai e per le loro famiglie, e c'era un triplice e quadruplice provinciale, così si definiva, era un sardo che era finito a Torino, era diventato un capo operaio, si chiamava Antonio Gramsci, sarà uno... Gramsci era innamorato di un operaio che alla fine di ogni riunione gli diceva al compagno Gramsci: che succede in Giappone? In un'epoca in cui non c'era la televisione, erano fortunati quelli che ogni tanto incontravano un mappamondo, perché era l'intero universo dentro una palla, poter vedere i continenti. Chissà che cos'era nella sua testa il Giappone, no? Ma noi oggi sappiamo rispondere a questa domanda. Il Giappone è nato sotto le macerie di un bombardamento atomico. È nato dopo che a Hiroshima e a Nagasaki si è voluto concludere la Seconda Guerra Mondiale nel nome dell'atomica. E quel paese, il Giappone, ha ricostruito tutta la propria storia e la propria modernità proprio a partire dall'atomica, contro l'atomica militare, puntando sull'atomo civile. E guardate, la prodigiosa modernizzazione del Giappone è legata proprio al circuito delle centrali atomiche, che hanno garantito un approvvigionamento energetico tra i più rilevanti del mondo. È come se avessero giocato al gioco dell'oca. Da Hiroshima a Fukushima si ritrovano nella casella di partenza, si erano illusi che l'atomo civile fosse il contrario dell'atomo militare e si ritrovano oggi nella costa del nord del Giappone con 100 milioni di tonnellate di rifiuti che non sanno come smaltire. Sapete che cosa sono quei rifiuti? Sono migliaia di edifici e migliaia di cadaveri impastati gli uni negli altri, e siccome quei 100 milioni di tonnellate di rifiuti sono stati accarezzati lungamente dalla radioattività sprigionata dai reattori della centrale di Fukushima, nessuno scienziato del mondo sa come si potrà smaltire tutta quella rovina. E quella rovina è il segno di una illusione che si è oggi tragicamente spenta. L'ennesimo volo di Pindaro che cerca di raggiungere il sole con le ali di cera, le ali si sciolgono e lui precipita in terra e si rompe le ossa. E allora noi per me parlare di queste cose è un pochino più importante che parlare di Mastella. Per noi non ci sta più Mastella.
quello del centro sinistro. Colossi. Tutta salute. La politica è affrontare quel nodo, il rapporto tra potere, scienza e vita quotidiana. E a fronte di una destra cialtrona e affaristica, quale la destra italiana, che vi vuole privare del diritto di votare contro le centrali nucleari al referendum, perché Berlusconi ha un portafoglio di affari con la società elettrica francese di 20 miliardi di euro e i loro affari sono più importanti della nostra vita. Questa è la verità. Dell'ambiente, parlare della salute, poter affermare un principio, lo dico con semplicità, non è più immaginabile continuare con un modello di sviluppo e di crescita che ci fa considerare la terra, il mare e il cielo come delle discariche a disposizione di qualunque inquinamento. Non è possibile, perché allora, dobbiamo fare i conti con quello che si sta determinando in questa parte del mondo, la desertificazione, la mutazione climatica. Madonna santa, dovremmo essere capaci di portare la politica all'altezza di un passaggio di epoca. Tante delle sicurezze pseudoscientifiche che abbiamo coltivato si sono sciolte come neve al sole e dobbiamo rispondere alla domanda: che cos'è la modernità? Possibile che la modernità si presenta sempre sotto forma di tabellini, di diagrammi che riguardano il profitto delle aziende e non si presenta mai sotto forma di diritto al lavoro, di diritto alla salute, di diritto al gioco per i bambini, di diritto degli anziani a essere considerati? Discorso rapido per Fausto. Una città è un corpo vivente, è un ecosistema. Voi avete la fortuna di non aver replicato il copione di Napoli, di una città che ha fatto come la rana della fiaba di Fedro, che voleva rassomigliare al bue, che si gonfiava, che si gonfiava, che si gonfiava e che poi esplosa. E l'Interland napoletano è veramente l'immagine di una città che non ha più il suo volto, che non ha più il confine. Il confine di una città è il suo volto. E allora la prima raccomandazione è questa: l'edilizia del futuro, e io dico del presente, non è quella dell'espansione urbanistica. Le città non devono più essere. Ma l'edilizia del presente e del futuro è quella della riqualificazione delle periferie dei centri urbani. I lavoratori dell'edilizia possono lavorare di più e meglio, e se si lavora con la bioedilizia, secondo le regole dell'efficientamento energetico, dell'efficientamento idrico, con la copertura di pannelli fotovoltaici sulla testa dei nostri palazzi, con la capacità di essere in un'opera di riqualificazione, avanguardia di modernità, tu fai un'opera buona. Metti in campagna elettorale uno specchio di fronte alla città, che possa vedere le proprie bellezze, i segni appunto della propria corporeità e anche le proprie bruttezze, le proprie cicatrici, come correggerle, come ripararle. Ma poi una città è fatta di tante cose, è fatta di esseri umani. Noi dobbiamo occuparci innanzitutto degli esseri umani che non votano. I bambini non votano e si litiga poco in campagna elettorale sui bambini. E invece bisogna sapere che se un bambino, per esempio, ha paura di giocare a pallone per strada, se non ha i suoi luoghi, se non ha i suoi spazi, se non ha il verde sufficiente, se non ha una ludoteca, se non ha un'attenzione istituzionale che lo accompagni, sindaco, un bambino che non frequenta la scuola dell'obbligo è un campanello d'allarme che ci dice che c'è una malattia in quella città. Devi correre a prenderlo, devi correre tu, sindaco, devi
frequentare e occuparsi di lui, perché ogni bambino recuperato alla scuola dell'obbligo è la società che guadagna un punto e che fa un investimento di futuro su quella creatura. Ogni bambino che si perde per strada ci sta a dire di un fallimento nostro, collettivo, non è un fallimento del bambino. I vecchi purtroppo sono oggi dal berlusconismo dominante rappresentati come una malattia. La vecchiaia bisogna occultarla, nasconderla. Vedi io, che non mi tingo i capelli. Vengo rimproverato per questo. No? Dobbiamo fare due cose. Dobbiamo batterci perché non è sufficiente organizzare le gite una volta all'anno per gli anziani abbandonati o più poveri. Bisogna organizzare i luoghi della vita associata che consentano a tutta la città di fruire della sapienza e della ricchezza che i vecchi portano alla nostra vita. E contemporaneamente, dico a tutti noi, dobbiamo fare una battaglia culturale. Tutti noi dobbiamo dire, badate, non è possibile accettare questa idea della bellezza così banale, così commerciale, così superficiale, così pubblicitaria. La bellezza non è una velina o un tronista, la bellezza è l'umanità, la bellezza è nella fatica. E vecchi di Leone, la bellezza è bellissima, dobbiamo accoglierli, dobbiamo riconoscerci nella fragilità, nella debolezza, riconoscerci e prenderci per mano dalla civiltà. Una città non è civile se ci sono labirinti di barriere architettoniche che impediscono alle persone diversamente abili di poter esercitare i propri diritti. Le persone diversamente abili, con il loro corpo, ci offrono una lente di ingrandimento per leggere bene l'organizzazione degli spazi e dei tempi di una città. Se una città fosse per intero organizzata a misura di disabile, sarebbe una città più umana per tutti, una città più capace di avere il tempo, di prendersi il tempo da dedicare alle relazioni tra le persone. E in questo senso perdere tempo è un valore, non è un disvalore, non si perde mai tempo quando si colloquia con gli esseri umani. Sindaco, le donne non sono dei panda da proteggere con la logica delle quote rosa. Sono un insieme di competenze, di saperi, di voci di libertà e abbiamo bisogno che la politica non si accontenti, diciamo, di un'opera ornamentale e coreografica. La politica deve accettare fino in fondo la contraddizione che dice che bisogna oggi guadagnare parità tra uomini e donne nella politica e nel potere. Il naso nel tuo futuro, sindaco, perdonami, mi sono fatti i fatti tuoi, però sono un po' anche fatti miei, perché sono fatti nostri, sono fatti di tutti. La politica, la buona politica è quella che sa guardare in faccia le persone e fare le domande più elementari. Come stai? Guarda, sembra una domanda banale, no? Però accorgersi, per esempio, che quel bambino è obeso è importante. Perché quel bambino obeso è frutto di una diseducazione generale della famiglia, della scuola. E il problema dell'obesità è un problema oggi drammatico, soprattutto in Campania, in Puglia, in Sicilia e in Basilicata e in Calabria, nel sud. E sarà domani il principale problema di costi economici per il sostegno di una sanità che dovrà occuparsi degli effetti dell'obesità. Vedi, come stai? Non è una domanda banale, è la domanda più politica che ci sia e significa però metterci in relazione gli uni con gli altri, farlo per amore di Benevento e per amore di questa campagna che non possiamo accettare come la cartolina illustrata
del folklore della Monnezza. È una Campania assediata dalle camorre, assediata dagli affaristi, assediata dai palazzinari, assediata da coloro che hanno stuprato ogni millimetro di territorio, assediata da quelli che non danno un valore alle cose e alle persone, perché sono abituati a dare un prezzo alle cose e alle persone. Noi sappiamo che ci sono cose che non hanno prezzo e le persone non devono avere un prezzo, ma devono avere un valore. Lo devono avere, per esempio, i lavoratori che qui in questa provincia reclamano di poter essere impiegati nella raccolta differenziata, che sarebbe un privilegio per questo territorio, è un diritto per loro. Il lavoro, la qualità della vita, l'organizzazione dei servizi, però sindaco, tutto questo non sarebbe sufficiente se tu non ci aiutassi a vivere Benevento come un pezzo di Mediterraneo, come un pezzo di questo mare, di questa civiltà che sta vivendo un mutamento repentino, una rivoluzione. Se non aiutassi la tua comunità a essere accogliente e solidale nei confronti di un mondo che si affaccia alla libertà, che bussa alle porte nostre, le notizie che arrivano in questi ultimi minuti, in queste ore, da diverse parti del Nord Africa sono drammatiche, le notizie che arrivano ora, soprattutto dalla Siria, sono particolarmente drammatiche, sono notizie.